Tutti ci troviamo a Colletto di Velo, a Schio, nelle Prealpi Vicentine. Percorreremo oggi il sentiero delle creste che ci porterà a Cima Sumano. Prendiamo il sentiero 462A in direzione delle creste del Sumano. Decisamente in salita, decisamente la pendenza fin dal tratto iniziale del sentiero è elevata, vista della croce del Sumano, poco sotto mi sembra di vedere anche una croce, una cima secondaria. Questa biforcazione non è chiarissimo dove andare, purtroppo c'è comunque questo palo colorato che sembra indicare la direzione di sinistra, anche se il sentiero più evidente è quello dritto. Proviamo a prendere la sinistra. La direzione sembra essere confermata da ulteriori segni del CAI sulle rocce bianco e rossi, quindi dovrebbe essere il sentiero corretto, anche perché è quello che effettivamente percorre di più le creste. Decisamente comunque in salita questo tratto, prima avevamo effettuato anche un tratto in discesa, ci sono vari saliscendi. Addirittura un tratto a tracciato, quindi la cosa si fa decisamente interessante. Una sorta di cavità cassica. Thank you.
dopo il tratto panoramico che abbiamo appena visto, bisogna prendere il sentiero in discesa e poi guardare bene le indicazioni del CAI disegnate o sulle rocce o sulle piante. Non è facilissimo l'orientamento, facendo un po' di attenzione si riesce ad individuare il sentiero corretto. Una grotta lungo il sentiero, sicuramente un'ex postazione d'artiglieria utilizzata durante la prima guerra mondiale. Arrivati cima su mano con le croce, nel settembre del 1993 fu installata sulla croce una rappresentazione di Gesù Cristo, opera di Giorgio Sperotto, in acciaio inossidabile alta circa 12 metri. La posa non usuale raffigura simbolicamente il Cristo nel momento in cui sta risorgendo dalla croce. Per la sua particolare collocazione, il monte rappresenta un elemento importante nel paesaggio vicentino, in quanto è l'ultima propaggine delle prealpi verso la pianura. Il suo ambiente climatico consente lo sviluppo di una flora variegata. Verso il 2010, sulla cima del monte, furono trovate le testimonianze di un santuario frequentato fin dal VI secolo a.C. Simili santuari, caratterizzati da edifici con muri a secco e roghi, su cui si immolavano animali, erano diffusi soprattutto nelle Alpi centro-orientali, in Trentino e in Tirolo. Il santuario fu abbandonato nel IV secolo d.C., probabilmente in seguito alla diffusione del cristianesimo. Durante la Prima Guerra Mondiale, per la sua posizione arretrata rispetto al fronte Pasubio-Novegno-Altopiano di Asiago, il Monte Sumano fu luogo strategico per la seconda linea. Gli scavi archeologici hanno riportato alla luce il muro di una trincea che collegava due postazioni contraeree. Una terza piazzola, caratterizzata da una corona di cemento simile alle precedenti, è stata intercettata sul limite est della sommità.
prendiamo la strada in discesa per raggiungere la mulettiera, la strada del ritorno, le chiusure di Giro d'Anello. Strada asfaltata che faremo per il ritorno. Siamo appena tornati al parcheggio dell'ex ristorante Colletto di Velo. L'escursione dura circa 5 ore, considerati anche i tempi per le pause. Il primo tratto è un po' difficile perché ci sono dei tratti attrezzati, un po' esposti e di facile arrampicata. Niente tuttavia che non possa essere affrontato da chi ha una discreta esperienza di montagna. Spero che anche questo mio giro vi sia piaciuto. Se sì, mettete un like e iscrivetevi al mio canale. Ciao, alla prossima escursione. Ciao.